Io vi parlerò di microcredito. Il microcredito è, cercherò di fare un po' di chiarezza sul fondo, la differenza tra fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e microcredito. Forse anche noi siamo stati un po' faciloni all'inizio, non abbiamo dato le informazioni corrette, anche perché abbiamo dovuto fare dei passi enormi per riuscire a ottenere un risultato che invece doveva essere ovvio, ovvero inizialmente, non so se vi ricordate, abbiamo anche dormito sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze per ottenere che cosa? Per ottenere la possibilità di mettere i nostri soldi all'interno di questo fondo. Cioè non era previsto che un cittadino, un singolo, un privato qualsiasi potesse erogare liberamente dei propri fondi all'interno di questo fondo, scusate il termine. Facciamo una piccola impresa e cos'è una media impresa? Perché spesso e volentieri si pensa che il commerciante sia una piccola impresa. No, la piccola impresa ha un dipendente, ha minimo 10 dipendenti, massimo 50 dipendenti. Il commerciante, quello a cui noi ci volevamo riferire, comunque le persone, le categorie più deboli in questo momento, fanno parte della microimpresa. Devono avere massimo 10 dipendenti, massimo 2 milioni di fatturato, quindi un bilancio o un bilancio massimo o un bilancio massimo di 2 milioni di euro. La piccola impresa invece va da 10 a 50 dipendenti, deve avere un fatturato massimo di 10 mila euro e un totale bilancio di 10 milioni di euro. Che vuol dire totale bilancio? Totale di tutte le attività del bilancio. Scusa. Vabbè, perché c'è il fatturato, non va al bilancio, Mentre la media impresa ha occupati da 50 a 250 dipendenti, un fatturato massimo di 50 milioni di euro, un totale di bilancio massimo di 43 milioni di euro. Questo ci serve perché sembra stupido, ma non tutti hanno contezza della differenza tra microimpresa e piccola e media impresa. Fondo di garanzia per la piccola e media impresa. Spesso e volentieri si confonde il fondo di garanzia della piccola e media impresa col fondo per il microcredito. Perché si confonde? Perché sono tutti e due all'interno dello stesso fondo. C'è il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ha all'interno, ma nemmeno all'interno, una quota dei fondi all'interno del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è destinato alla microimprenditorialità. Quindi sono due fondi, non sono due fondi differenti, il fondo è sempre il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, solo che grazie a quest'ultimo decreto che abbiamo, siamo riusciti a ottenere con fatica anche questo, una quota di quei soldi che invece erano destinati a quale aziende? 50 dipendenti o 250 dipendenti, quindi piccole e media, potrà essere destinata anche ad aziende con meno di 10 dipendenti. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il mandatario capofila è il Mediocredito Centrale SPA e ci sono i mandanti, sono mandanti che hanno vinto, diciamo, una gara, potrebbero cambiare. In questo momento sono Artigiancassa, MPS Capital Service, Banca per le Imprese SPA, Mediocredito Italiano, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SPA. Sempre se le banche popolari caratteristiche richieste. Per il fondo della garanzia per le piccole e medie imprese è un fondo importante. Anche questo è un fondo importante. Non l'abbiamo creato noi, non l'abbiamo scritto noi, esisteva già quando siamo arrivati. E può richiedere la garanzia a quel fondo un'azienda con massimo 250 dipendenti, con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, un bilancio inferiore ai 43 milioni di euro e garanzia fino a 2,5 milioni di euro. Ci sono i limiti massimi perché si cerca di colpire solo questa categoria, evitare che la garanzia venga chiesta anche da aziende troppo grandi, che già hanno altre possibilità di arrivare al credito. Il fondo per il microcredito, quindi questo piccolo fondo all'interno del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si differenzia principalmente per una cosa: a occuparsene non saranno le banche o le società finanziarie, comunque non gli iscritti al 106 o 107. Sì. Cosa significa? Chi può operare, per dirlo in maniera semplice, chi può operare nel settore del mercato finanziario creditizio deve essere una banca o una società finanziaria. Queste banche e queste società finanziarie devono essere iscritte in un apposito elenco. Siccome questo elenco
è regolato da questi articoli 106 del TUB, del testo unico bancario 106 e 107. Quindi il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possono operare le banche e le società finanziarie. E qui no, qui vedete gli iscritti a 111 del TUB, del testo unico bancario, quindi Confidi, sono anche altre categorie di imprese che possono operare. Quindi quando vi chiedono devo parlare per forza con una banca, no, parli con un Confidi o con tutti quegli iscritti al 111 del testo unico bancario. A chi è indirizzato? Lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni, lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità, società di persone, società di responsabilità, ma ora entriamo nel merito ancora meglio del microcredito. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a cosa serve? Oggi effettivamente, il professore prima l'ha anche detto nel suo discorso, la liquidità non è la liquidità che manca per le imprese, spesso e volenti per le banche, ma le banche richiedono una garanzia, hanno bisogno di una garanzia dalle aziende, spesso e volentieri alle aziende manca proprio quello. Potrebbero avere un buon progetto, potrebbero avere anche un buon bilancio, ma non hanno una garanzia tale da poter permettere alla banca di erogare il credito. E allora cosa fanno? A cosa serve questo fondo? Serve a dire: io Stato metto la garanzia a posto tuo, quindi metto dei fondi, li metto a disposizione, la banca sa che la garanzia viene data dallo Stato, quindi ti dovrebbe, e qui dobbiamo vigilare noi, ma comunque le autorità che sono deputate alla vigilanza, ti dovrebbe fare anche un tasso più basso. Perché? Perché il rischio è nullo, il rischio è praticamente nullo. Quindi permette la diminuzione dei tassi di interesse richiesti dalle banche e quindi comporta questo anche un risparmio nel monte interessi dell'azienda che riceve credito a tassi agevolati. Lo step delle richieste per il fondo di garanzia. Allora, bisogna andare in banca e bisogna dire alla banca, qualsiasi banca, di richiedere che sul finanziamento che lui chiede, quindi ho bisogno di 50.000 euro, vado in banca, chiedo 50.000 euro e dico direttamente all'operatore di acquisire la garanzia dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Quindi è la banca che deve predisporre poi la domanda per l'ammissione alla garanzia. Quindi la banca invia al gestore del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese la richiesta, il gestore del fondo esamina la richiesta, la invia al comitato, perché c'è un comitato di gestione che è formato da quelle banche di cui vi parlavo prima, Artigian Cassa e quant'altro. Il comitato di gestione valuta e comunica l'esito per email all'impresa, perché molto spesso ci dicono che le imprese hanno problemi, ma le banche dicono: ma che è sto fondo di garanzia? Cioè, ci arrivano queste segnalazioni. Addirittura devono avere la comunicazione, l'impresa deve ottenere la comunicazione dal comitato, non dalla banca. Quindi quando uno va in banca deve lasciare tutti i recapiti, email, telefono e quant'altro, e non deve riandare lui in banca o a richiedere. Non c'è un tempo preciso, ma nel sito del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese dicono 60 giorni dalla richiesta, più o meno 60 giorni. Microcredito di Stato. Il microcredito di Stato invece è un'operazione di uguale, è sempre un'operazione di garanzia, però è indirizzata alle categorie veramente più deboli. Perché? Può servire per l'avvio di lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o microimpresa, quindi tutte quelle persone che oggi non solo non hanno una garanzia, ma non hanno neanche un bilancio da provvedere a una banca, quindi la banca non lo prende neanche in considerazione. E oggi cosa fai con queste persone? Il concetto è quello del reddito di cittadinanza. Chi oggi ha 200 euro di reddito, lo vogliamo lasciare a 200 euro? Vogliamo fargli vivere una vita dignitosa, anche perché l'economia si basa su opere di solidarietà e i principi, giusto professor Galloni, uno dei principi è la solidarietà. Quindi addirittura, come potete vedere, può essere richiesto anche se sei disoccupato,
se ti trovi in una in situazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, quindi ti trovi in cassa integrazione a meno ore di quelle previste, allora potresti richiedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese un finanziamento. Sopraggiungere le condizioni di non autosufficienza propria o addirittura di un componente del nucleo familiare, anche per delle bollette, anche per degli arretrati, per rate non pagate, si fa un bilancio familiare e si chiede la garanzia del fondo per il microcredito. Quindi veramente stiamo cercando di aiutare le persone più bisognose. L'ultimo passo, da quando siamo arrivati noi lì? Marzo 2013, cioè pensate, per una cosa così semplice, ovvia, di buonsenso, noi abbiamo dovuto combattere un anno, più di un anno e mezzo. Siamo arrivati a marzo subito, siamo messi subito a batterci per questa cosa. Il decreto, l'ultimo decreto, è arrivato il 24 dicembre del 2014. Questo è un mio pensiero, perché veramente abbiamo dormito sotto il Ministero dell'Economia, dei parlamentari hanno dovuto dormire sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze per ottenere la possibilità di dare 2 milioni e mezzo che volevano dare alle imprese e non potevano dare. E questo è quello che spesso vi diciamo, è frustrante, è difficile rimanere e continuare. Continuiamo, ma è veramente difficile.